Ok, consideriamo quest'ultima forma determinata. La volta scorsa avevamo visto alcune del tipo più infinito e meno infinito, o 0 per infinito, eccetera. Consideriamo la forma indeterminata relativa a un rapporto tra infiniti diversi. Facciamo un esempio. Consideriamo il limite per x che tende a infinito di, ne so, 2x più 5 fratto 3x meno 6. Qui al numeratore abbiamo una funzione lineare, cioè di primo grado, dove c'è 2x, che è la parte che cresce proporzionalmente a x, più un valore costante. Abbiamo visto che ha un coefficiente positivo, quindi il segno di questa funzione è lo stesso segno di x. Quindi man mano che x diventa molto grande, anche il numeratore diventa molto grande. Detto in altre parole, il numeratore tende a infinito. Il denominatore ha un comportamento del tutto analogo, anche questo diverge. Ok? Se avessimo un numeratore che diverge da un denominatore costante, la funzione divergerebbe più infinito. Se invece avessimo un numeratore costante e un denominatore che diverge, andrebbe a zero. Se un rapporto tra infiniti dipende da quale dei due, tra numeratore e denominatore, cresce più rapidamente. Per far questo, per risolvere questa indeterminazione, ci comportiamo come abbiamo visto la volta scorsa per il caso più infinito o meno infinito, cioè raccogliamo la potenza più alta sia al numeratore che al denominatore, cioè scriviamo la funzione in questo modo. Limite per x che tende a infinito, il numeratore lo scrivo raccogliendo x, quindi ho 2 più 5 fratto x, e al denominatore raccolgo un'altra x, ho 3 meno 6 fratto x. Qui adesso x su x si semplifica, questo posso semplificarlo. In questo caso il numeratore alla parte 2 che è costante e questa che tende a 0, perché 5 fratto infinito va a 0. Lo stesso fa il 6 fratto x. Quindi, man mano che x diventa molto grande, il numeratore approssima 2, il denominatore tende a 3, quindi avrò un limite che vale 2 terzi. Quindi, ripeto, il numeratore, questo denominatore tende a 3, il denominatore in totale tende a 2, quindi ho 2 fratto 3. Ok? Tutto chiaro? Dimmi. Perché Non ho capito perché 5 fratto x. ho una. Isola un attimo questa parte. Immagina di avere 5 al numeratore e x al denominatore, e x tende a infinito. Ok? Cosa ottieni se dividi 5 per un numero enormemente grande? Ottieni qualcosa che è sempre più vicino a 0. Se hai una frazione dove il numeratore è costante e il denominatore cresce rapidamente, il risultato va sempre più vicino a 0. 5 diviso 1000 è 5 millesimi, 5 diviso 10.000 è 5 decimillesimi, 5 diviso 1 milione è 5 milionesimi e così via. Man mano che quello cresce, questo diventa sempre più piccolo. In realtà, indipendentemente da quanto c'è il numeratore, il numero a cui tendi è sempre 0, sia che sia positivo, sia che sia negativo. Ciò che questo magari tende a 0 dalla parte superiore, questo tende a 0 per numeri, per approssimandolo per difetto. Ma comunque sempre 0, l'abbiamo già visto a suo tempo, no? Anche quando una frazione dove il numeratore è finito, il denominatore diverge, la frazione va a 0, è infinitesima. Ok? Se hai 5 pizze e un numero sempre più grande di persone, alla fine nessuno mangia niente, perché non ce n'è quasi per nessuno, quindi mangia sempre una fettina sempre più piccola, al limite nulla. Ok? Attenzione, quindi in questo caso questa indeterminazione infinito fratto infinito dà come risultato un numero finito, 2 terzi. Che sarebbe successo invece se il limite fosse stato
di questo tipo. Al numeratore, anziché avere una funzione lineare, ho una parabola, 2x alla seconda più 3x più 5, e al denominatore la stessa di prima. Cos'era? 3x meno 6. In questo caso ho sempre un infinito fratto infinito. Ok, però se adesso mi comporto come prima, cioè raccolgo la potenza più alta della x, sia sopra che sotto, qui raccolgo x alla seconda, qui ho 2 più 3 fratto x più 5 su x alla seconda, e sotto ho x per 3 meno 6 fratto x. Adesso in questo caso, fatemi cancellare questo se non fa confusione, qui, prego, perché ho raccolto x alla seconda. Che adesso posso semplificare, ma solo una x, quindi qui la x rimane. Qui rimane x al numeratore. Quello che c'è tra parentesi qui tende a 2, sotto tende a 3, perché la parte 3 fratto x e 5 su x alla seconda vanno a 0, quindi rimane solo questo 2. Okay. Però qui davanti ho x, e questo, se x tende a infinito, questo diverge. Quindi questo rapporto ha un numeratore che tende a infinito, un denominatore che tende a 3, e infinito fratto 3 mi dà infinito. Quindi in questo caso questo tipo di funzione all'infinito diverge. Ok? Consideriamo invece l'evento opposto. Ancora attenzione. Supponete invece di aver avuto limite per x che tende sempre a infinito di 2x più 5 fratto 3x alla seconda meno 6, di avere quindi una parabola al denominatore. Usiamo la stessa tecnica, quindi raccogliamo la potenza più alta, abbiamo x, sopra rimane 2 più 5 su x alla seconda, 3 meno 6 su x alla seconda. Questa parte tende a 0, questa parte anche, quindi questo tende a 2, questa parentesi approssima il 3. Qui posso semplificare, ma mi rimane una x denominatore. Quindi il numeratore in totale approssima 2, il denominatore va a infinito, perché 3 per infinito fa infinito. Quindi ho un numeratore infinitesimo che tende a 2, il denominatore che tende a 0, morale della favola, il limite è nullo. Perché ho un numeratore finito diviso un denominatore che diverge. Ok? Quindi cosa significa? Possiamo generalizzare questo risultato dicendo che se ho una forma infinito fratto infinito di questo tipo, cioè dove ho una funzione fratta, dove ho un numeratore e un denominatore entrambi che divergono, il limite può essere finito, può essere nullo, può essere infinito, a seconda che il grado del numeratore e del denominatore sia lo stesso. Quindi se ho un numeratore per esempio di primo grado e un denominatore di grado uguale, allora il limite converge a che cosa? Al rapporto tra i coefficienti delle x di grado più alto. Qui il coefficiente della x è 2, qui il coefficiente è 3, 2 fratto 3 è il valore del limite. Se invece il numeratore è di grado più alto del denominatore, qui il numeratore di grado 2 e il denominatore di grado 1, la funzione diverge. Perché? Perché il numeratore cresce più rapidamente del denominatore, avendo grado più alto.
Viceversa, se invece ho un denominatore che è di grado più alto, il denominatore cresce più rapidamente e il rapporto va a zero, indipendentemente dai coefficienti. Se poi, tornando al caso di prima, voglio scoprire se questo rapporto va a infinito col più o meno, lì questo me lo dirà il segno della funzione. Una volta che ho studiato il segno, so se a più infinito sarà divergerà a più infinito o a meno infinito e viceversa, che comunque diverge. Perché? Perché il numeratore cresce più rapidamente. Allora, in generale, cosa abbiamo? Cosa possiamo concludere? Se ho una funzione di questo tipo, limite per x, che tende a infinito, del rapporto tra due polinomi, supernumeratore sa di grado n, per esempio, quindi ho il coefficiente an della x di grado n più an-1 x alla n-1, questo è un meno, e così via, e sotto b alla x alla m più b m-1 x alla m-1 e così via. Questi sono i coefficienti di grado più alto, n ed m. Okay. Allora il limite può essere, il limite sarà uguale a il rapporto dei coefficienti se n grado del numeratore è uguale a m grado del denominatore. Quindi faccio il rapporto tra i coefficienti delle x di grado più alto. Oppure può essere 0 se il numeratore n è più piccolo del denominatore m. O infine il limite è infinito se il grado del numeratore è più grande del grado del denominatore. Facciamo ancora un esempio, tutto chiaro? Facciamo ancora un esempio e poi concludiamo. Calcoliamo il limite per x che tende a infinito di 3x alla quarta più 5x alla terza meno 6x alla seconda più 7x meno 9 fratto, che ne so, 12x alla seconda più 3x meno 2. Ora il numeratore è di quarto grado, il denominatore è di secondo grado, quindi qui n è 4, qui m è 2, quindi siamo in questo caso. Il numeratore è di grado più grande, quindi il limite è infinito. Più 7x meno 9. Fatemi scrivere meglio. Comunque, in realtà, tutto quello che c'è dopo il grado 4 viene ignorato, per il momento visto il perché, perché questo è un infinitesimo rispetto a questo. Qui chi domina sono i monomi di grado più alto. Quindi confronto questi, il grado più alto ce l'ho al numeratore, quindi la funzione all'infinito diverge, perché il numeratore è di grado maggiore del denominatore, quindi la funzione ha un numeratore che cresce più rapidamente del denominatore. Ok? Se fossero state entrambe di quarto grado, il limite sarebbe stato 3 dodicesimi, quindi un quarto. Se avessimo avuto la situazione inversa, grado 4 al denominatore, grado 2 al numeratore, il limite sarebbe stato 0. Ok? Quindi devo confrontare i gradi del numeratore e del denominatore. Ok? La volta prossima continuiamo a fare esercizi di questo tipo. Per adesso ci fermiamo qua.